Ciao, siamo ancora in vacanza e siamo in un posto stupendo nella campagna italiana che si chiama agriturismo. Ma cos'è un agriturismo? Andiamo dal proprietario Michele che ci farà fare un giro e ci spiegherà come funziona tutto. Piccolo spoiler, parleremo di cibo. Questa è la nostra casa, la casa colonica, la casa storica, quella dei nostri nonni. E da questa casa abbiamo ricavato nel primo piano le 5 camere e nel primo piano, dove c'era la vecchia stalla, abbiamo ricavato la sala del ristorante. Questa è una casa che non ha tantissimi anni, perché i nostri nonni praticamente sono nati in una casa adiacente, quella in pietra che vedi là in cima, e poi alla fine degli anni 60 hanno costruito quest'altra casa con questi annessi. Da diverse generazioni che insomma è gestita dalla nostra famiglia. È cambiato un po' tanto, sono cambiate le culture, è cambiata la gente chiaramente, e noi abbiamo cercato di trasformarla in quella che questo è il nostro sogno da sempre, quello di trasformarla in un agriturismo. Per uno straniero che non sa cosa sia un agriturismo, potresti spiegare il concetto, cosa si fa qui? Beh, agriturismo innanzitutto, l'agriturismo nasce come un'integrazione, un aiuto a chi coltiva la terra. Quindi poi il coltivatore diretto, l'imprenditore agricolo, deve fondamentalmente portare sulla tavola gran parte delle cose che produce in azienda. È tutto qui, insomma. E quando è nata l'idea di questo progetto? Questo progetto è un progetto vecchissimo, rispolverato qualche anno fa. Abbiamo preso coraggio e ci siamo trasferiti qua in campagna, facevamo tutt'altro, e praticamente è un progetto del 96. E siamo riusciti finalmente a realizzarlo, era il sogno di famiglia, e siamo riusciti a trasferirci qua. Immagino che sia stato un lavoro grosso, no? Sì, Cambiarlo. tantissimo, tantissimo, perché la casa era praticamente diroccata. Non era assolutamente come lo vedete adesso, era davvero, era campagna, pura campagna. Il nome di ogni camera è un alimento proveniente dalla campagna. Orcio, grano, avena. E intorno abbiamo fatto questo porticato dove i nostri ospiti possono tranquillamente mangiare o rilassarsi durante la giornata. Poi qui davanti abbiamo praticamente sistemato questo prato dove abbiamo fatto questo bel grande giardino e con la nostra piscina, dove anche qui gli ospiti possono passare gran parte del loro tempo e passare le loro giornate. La nostra azienda è tutta circondata intorno a questa casa, sono circa 30 ettari dove coltiviamo cereali, legumi, abbiamo un bell'orto dove il nostro cuoco attinge giornalmente i prodotti che trasforma in cucina e poi riporta nella tavola dove i nostri ospiti mangiano. Ci sono delle vespe giganti attorno a noi, ma tipo veramente grandi. Comunque, torniamo qui. Questo è l'albero di fico e questi sono i fichi. Fico, 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 fico maschile. Questa è un'eccezione perché di solito gli alberi sono maschili e i frutti sono femminili. Tutti, dai, il limone, il limone. Sì, ho capito, non tutti, però di solito, tipo il pruno, la prugna, il pesco, la pesca, il mandorlo, la mandorla, L'ulivo. l'ulivo, l'oliva. Andiamo subito a vedere l'ulivo. L'ulivo, le olive, un'oliva. Quindi l'ulivo, l'albero maschile, le olive o l'oliva. E dalla rubrica a passeggio nell'orto è tutto. Se volete dei materiali per imparare meglio da questa puntata, come esercizi, video senza sottotitoli e audio lento, potete unirvi alla nostra comunità Patreon. Basta cliccare il link in descrizione per scoprire di più.
Non è da trascurare anche l'orto, perché per noi è la nostra riserva, come dicevo prima, è la nostra scorta. Quando abbiamo bisogno di qualcosa, andiamo nell'orto a prendere ciò che ci serve, la trasformiamo e la portiamo sulla tavola. Gli ulivi molto importante per noi, perché l'olio è un qualcosa a cui teniamo tantissimo. Quindi fate voi l'olio. L'olio che portiamo in tavola è il nostro ed è totalmente biologico. Quali sono i prodotti che prendete dall'orto? Allora, il nostro orto ha un po' di tutto. L'orto estivo, quindi a partire dal prezzemolo, il timo, i pomodori di ogni genere, da insalata, da salsa, peperoncini, peperoni, melanzana, zucchina, è un orto completo. Abbiamo veramente attinto di tutto quest'estate, l'abbiamo sfruttato al massimo. Adesso siamo in agosto, quindi diciamo che l'orto estivo è arrivato alla sua fine. Come scegliete i piatti che servite? Ma i piatti noi non è difficile scegliere i piatti, i nostri piatti sono piatti della tradizione, quindi un po' rivisitati magari dal nostro cuoco, presentati in maniera un po' più carina, però sono comunque piatti della nostra tradizione contadina, quindi non è stato complicato fare un piccolo menù. Questa è una crepe ripiena di ricotta e spinaci con sugo di zafferano, e secondo me è buonissimo. Top! Questa è un'insalata con dei prodotti dell'orto, quindi pomodori, finocchio e rucola e carote. Cosa si può fare nel Molise? Nel Molise si possono fare tante cose, si fanno veramente tante cose. È una regione che ti offre molto, anche se poco conosciuta, quindi la cosa più evidente che abbiamo sotto gli occhi è il mare, ma a pochi chilometri abbiamo la montagna, quindi andando nell'entroterra in neanche un'ora si è in montagna. Qui si dice sempre si riesce a sciare guardando il mare, poche regioni riescono a regalarti un qualcosa del genere. Poi abbiamo le isole Tremiti, quindi un'escursione bellissima da poter fare, e andando anche nell'entroterra ci sono i resti di Sepino, Pietrabontà, Altilia, quindi c'è un bel tour da fare, una bella settimana insomma piena. E quindi cosa fanno le persone che vengono qui? Beh, le persone che vengono qui fanno sicuramente mangeranno bene, mangeranno sano, verranno sicuramente per rilassarsi e godersi questo panorama stupendo e questo clima eccezionale. Si può scorgere tutto il golfo e se ti giri benissimo anche le isole Tremiti, e guardando a sinistra addirittura la Maiella, quindi hai veramente una veduta quasi a 360 gradi. Grazie a voi e grazie a Michele per il tour. Se volete scoprire di più sul suo agriturismo, c'è il link in descrizione. E adesso tocca a voi. Qual è un prodotto o un piatto tipico della vostra regione? Scrivetecelo nei commenti. Ciao!